Innanzitutto vorrei ringraziare il dottor Ampolo ancora una volta, il dottor Tafferviva, per avermi invitato ancora una volta qui a un seminario, e vorrei ringraziare anche per aver accettato che parlassimo proprio di testi nuovi, come è costume qui, ma di testi ben noti, come quelli in abilitivo, in particolare dei registri fondiari. E cercherò quantomeno di aggiungere qualche osservazione che può costruire un elemento di riflessione nuovo, e in questo modo cercherò un po' di onorare l'invito qui. E sarei fissato con alcune coordinate cronologiche e geografiche. Ci troviamo in Messenia, al quadrante sud-occidentale del Peloponneso, e tratteremo dei testi di Pilo rinvenuti nel cosiddetto Palazzo di Nestore, che vedete segnalato dalla bandierina rossa nella cartina a colori a sinistra, nella diapositiva. Palazzo sorge su un sistema collinare a una decina di chilometri dalla costa, e non molto distante dal Monte Aigaleon, che è una macchia di color ocra, subito a destra in alto rispetto alla posizione del palazzo, e che divide essenzialmente in due parti la Messenia, una parte costiera e una interna invece toccata dal fiume Pantos. E il Palazzo di Nestore, che qui vedete raffigurato in pianta, è stato scavato a partire dal 1939, gli scavi non si sono conclusi, ma sostanzialmente sì, intorno alla fine degli anni 60, si è continuato in seguito anche a fare fondaggi e delle salve soprattutto, che hanno ampliato le nostre conoscenze del territorio, ma essenzialmente questa planimetria è nota da molto tempo. Si distinguono alcuni corpi principali, soprattutto il cosiddetto main building, l'edificio centrale, al centro del quale si riconosce il Negaron, famoso tra l'altro anche per i suoi affreschi. I resti in Airbnb sono stati trovati numerosi divani, le parti costituenti il palazzo, ma l'archivio principale, che raccoglie circa l'80% dei testi, si trova in corrispondenza dell'ingresso sud dell'edificio centrale, ed è costituito dalle due piccole stanzette, che poi mostrerò in dettaglio più avanti, numerate 7 e 8, subito a sinistra rispetto all'ingresso. Lì sono stati rinvenuti circa 700-800 testi, dei 1000 complessivamente noti. Di che argomento trattano? Trattano di argomenti essenzialmente economici. Qui ho dato una breve casistica: abbiamo dei censimenti, transazioni di vario genere, reclutamenti di personale, testi dedicati a monitorare le attività produttive, per esempio quelli relativi all'industria dei metalli, ma molti altri casi si potrebbero fare. E c'è un certo numero di testi anche che si possono classificare come testi di carattere fiscale. Si tratta di previsioni, programmazioni di imposta, e quindi gli sono tecnicamente montanti di imposta, e poi altri testi invece si riferiscono a versamenti realmente effettuati, e naturalmente non mancano registrazioni di debiti anche eventualmente relativi agli anni precedenti. Questo è un punto importante, sugli anni precedenti, perché permette di evidenziare il fatto che questo è un archivio corrente, non è un archivio storico. Di conseguenza tutti i testi si riferiscono all'ultimo anno amministrativo, da parte dei casi si può pensare persino agli ultimi mesi di vita del palazzo, salvo proprio i testi fiscali, che per loro stessa natura possono fare riferimento all'anno precedente, possono eventualmente fare riferimento agli anni seguenti, quando le imposte sono dilazionate. Di questi 1000 testi, circa 300, quindi un buon 30%, si riferisce direttamente o indirettamente a registrazioni di terreni. Direttamente perché abbiamo a che fare con delle liste di parcelle,
di terreni di vario genere, come poi vedremo. 120 invece riguardano obblighi di pagamento che gravano sui terreni, sono legati ad un certo aspetto fondiario, mentre una decina hanno a che fare con corvée, sono liste di coscrizione, attività di carattere militare o paramilitare che sono sempre legate al possesso fondiario. Vorrei rapidamente mostrarvi alcune caratteristiche essenziali di questi testi e vedere un po' nel dettaglio quali sono i rapporti reciproci tra queste classi di documenti. Qui in questa diapositiva vi ho raccolto alcuni esempi di registrazione dei terreni. I primi due, farò riferimento a questi, chiamandoli con le loro etichette, che li identificano in maniera univoca, dunque nel caso specifico la EO278 e D294, che sono due tavolette, come si intuisce anche dalla traslitterazione di formato, come si può dire, foglia, sono strette ed allungate, e la Q213 che rientra piuttosto nell'altra categoria tipica a forma di pagina. Dunque le prime due sono testi di carattere preliminare, nel senso che le registrazioni qui contenute sono ricevute anche all'interno di tavolette di più grande formato che secondo criteri di vario tipo raccolgono le parcelle di terreno che sono caratterizzate da determinate aspetti particolari, soprattutto di carattere giuridico. Come vedete le prime due hanno in comune, lo si vede dai quadri colorati, certi aspetti ricorrenti, contengono entrambe un antroponimo, entrambe un appellativo che generalmente si riferisce al mestiere svolto dall'individuo in questione, e poi una formula di possesso che varia a seconda dei titoli giuridici di possesso, naturalmente, quindi avete un paio. La prima, per esempio, dice che l'individuo in questione, che è un pastore, possiede duo cotono, sarebbe due toinai, un termine che sopravvive anche nel greco del primo millennio, che è uno di tanti termini che designano le parcelle di terreno, i testi in genere lì. La tavoletta 294 specifica invece il tipo di toina che possiede un altro personaggio, la definisce chechemena, è un termine che permane oscuro nonostante tutti gli sforzi che sono stati compiuti per tentarne l'interpretazione, essenzialmente perché, a differenza di toina, non ha un termine di confronto nel greco alfabetico. Comunque, gli analisti sono potuti sbizzarrire anche in una considerazione delle regole ortografiche proprie per la scrittura di Aridi per tentare varie costruzioni etimologicamente probabili o possibili, senza arrivare ad una conclusione. In ogni caso non esiste un consenso su questo significato di questo termine. Un elemento in comune tra queste due registrazioni è poi anche una registrazione di carattere numerico che viene alla fine. Vedete GRA, che è l'abbreviazione convenzionale del diagramma GRANUM, e poi una cifra seguita in entrambi i casi dalla lettera T e da un'altra cifra. Questa lettera T convenzionalmente rappresenta il primo dei sottomultipli dell'unità maggiore di capacità per le materie secche come il grano o in generale i cereali. Queste indicazioni numeriche si riferiscono, è possibile stabilirlo mai da tempo con una certezza, alla superficie dei terreni, nel senso che invece di avere una unità di misura di superficie si preferisce indicare la stessa mediante la densità di semina teorica. Vale a dire che questo non è un terreno da tot metri quadrati per specificare, ma da tot sacchi di grano che serviranno naturalmente alla sua semina. Noterete che il terzo testo è un po' diverso dal precedente perché contiene un tipo di informazioni che non è presente negli altri due. Si tratta di toponimi,
avete una lista di toponimi che sono seguiti oltre che da una serie di termini tecnici che indicano che il grano per l'appunto è grano la semina, da quantità di grano che ancora una volta indicano superfici. Attiro la vostra attenzione sul fatto che, a differenza delle precedenti, non ci sono indicazioni numeriche di tipo frazionario. Questi altri tipi di testi sono piuttosto rari nell'archivio di Tiro, sono più frequenti gli altri, quelli con indicazioni di dettaglio, che abbiamo visto prima, contengono sempre indicazioni numeriche intere, dunque 8, 20, 6, 40, mai frazionarie. E questo fa il paio col fatto che si riferiscono a dei toponimi e delle località, sono indicazioni di carattere quindi più sommario rispetto alle precedenti. I testi che contengono più dettagli non è che non contengano informazioni di carattere toponimico, le contengono, ma soltanto nelle registrazioni compendiali definitive che riassumono i testi, riassumono il contenuto dei testi preliminari. Dunque, nell'intestazione generale della serie CM, che corrisponde ai testi preliminari della serie EO, o nella serie EP, che corrisponde ai testi preliminari della serie D, si trovano informazioni toponimiche di questo tipo. Questo è uno dei testi che ho visto già prima nella precedente slide. Qui c'è un tentativo di trascrizione fonetica che dà un po' l'idea dell'aspetto arcaico del diceneo, che emerge specialmente dal fatto che sono conservate le occlusi della via velare, avete ben due casi qui. Ho aggiunto anche un'ipotesi su quantitativo di grano. Vedete, un'indicazione così precisa da non essere credibile, ovviamente 396,8 litri, semplicemente per dare un'idea. Si ottiene applicando a questo grano 8 T3 un valore che è stato stabilito da John Chadwick e da Michael Ventris nella prima e poi aggiustato nella seconda edizione di Documents in Mice and Greek, e consiste semplicemente nell'ipotesi che è fondata su regolamenti di carattere statistico, in parte la base su danni delle ceramiche, sulle loro capacità effettive o presunte, rinvenuto a filo, consiste nell'attribuire all'unità maggiore un valore di 96 litri. Allora si moltiplicate 96 per 8T3 e sapete che il tutto multiplo è un decimo dell'unità superiore, ottenete questa cifra di circa 800 litri. Si può anche fare, volendo, probabilmente una speculazione, un altro passo avanti, si può tentare di tradurre questo in termini di superfici, e se, come è stato fatto in passato, si prende il valore medio stabilito da Auguste Jardin nella sua vecchia monografia sui cereali nel mondo greco e romano, di 185 litri extra per il tasso di semina medio per quanto riguarda il grano, si ottiene una superficie che è circa 4 ettari e mezzo. Questo per dare un'idea di quelli che potrebbero essere, no? Come potrebbero essere le dimensioni di questi terreni. Mi soffermo solo un attimo sul termine ptoina. Dicevo, molti di questi termini non termini tecnici non sono conservati nel greco del primo millennio. Ptoina lo è, e allora colgo l'occasione per ricordare che è un vocabolo che è attestato in alcune scrizioni rodie di ellenistica romana, ma anche nel lessico di Esicio. Qui ho riportato la glossa esichiana nella sua forma tradita e in quella invece in cui viene normalmente emendata nelle edizioni, e la traduzione che si dà normalmente di questa glossa, quella che vedete nel virgolettato, ptoina in suddivisioni di antichi santuari o frazioni di un demo. Piccola parentesi, come vedete abbiamo sia ptune che ptoinai, cosa interessante perché una delle fonti di Esicio era, è stata probabilmente una fonte epigrafica di area beotica, perché qui ptune presente il vocalismo tipico dell'evoluzione della maggior parte degli eretti beotici, dei dittonghi O e A, e quindi possiamo indirettamente sapere attraverso questa glossa che anche in area beotica, in un'epoca relativamente tarda rispetto a quella di Cenea, si era conservato il termine, anche se non lo abbiamo direttamente, abbiamo questa informazione di carattere indiretto.
altri termini invece come quel che meno di prima sono appunto ripeto in gran parte oscuri proprio il fatto che non hanno un comparando un greco alfabetico. Dunque dicevo, volevo essenzialmente vedere i confronti che si possono fare tra queste classi di documenti, cioè liste di terreni da una parte, obbligazioni fiscali dall'altra e anche obbligazioni di carattere lavorativo. Se si confrontano i testi relativi ai censimenti terreni e documenti fiscali relativi di prima, si deve fare una prima constatazione, che è quella che ho riassunto nella frase in rosso, la cartella depositiva che recita, dove in alcuni casi esiste una corrispondenza tra documenti fiscali e terreni censiti, veramente in pochi casi, perché nella maggior parte dei casi o si ha a che fare con censimenti a cui non corrispondono obbligazioni fiscali o obbligazioni fiscali che certamente erano dovute ragioni di un possesso fondiario, ma senza le liste dei terreni corrispondenti. Questo è un problema, un doppio problema a cui si cerca di dare una soluzione. Metterei prima di tutto in evidenza il fatto che esistono appunto alcuni testi, alcune liste di terreni a cui corrispondono i documenti fiscali che hanno una caratteristica molto particolare, vi mostrerò nelle prossime diapositive, e vale la pena soffermarsi un attimo perché si tratta di obbligazioni fiscali di un tipo molto particolare, e di questo si deve tenere conto nella valutazione complessiva. Si tratta della serie ES, che è costituita da una tavoletta di contenuto fisso fondiario, che altri 14 contengono documenti fiscali, e di un'altra serie ER, questa volta composta solo da due tavolette che nel loro insieme sono il registro fondiario, contengono cioè le stazioni e i terreni, più una tavoletta certificata con l'UN 718 che è il documento fiscale corrispondente. Quella che vedete qui è una parte della serie ES. Quella sulla sinistra è una tavoletta opistografa, per questo contiene registrazione sul retto e sul verso, ed è il registro fondiario, propriamente detto. Ho inquadrato in rettangoli colorati soltanto i primi tre antroponimi, ma poi gli antroponimi continuano, dunque da Rigo 4, Oporomena è un antroponimo, Altre Iguaro è un antroponimo, Uedanevo Doiro è per la verità un appellativo, che è stato di un dulos, di un servo di un altro individuo, eccetera, eccetera. Questi antroponimi si ripetono nello stesso ordine nel primo dei due testi che sono a destra nella diapositiva. Il testo più grande, che è una tavoletta a forma di pagina, la numero 644, per intenderci, come vedete, contiene per la verità al genitivo, ma per gli stessi individui, Copereuo, che corrisponde a Copereuo di N650, Recuturuo no, che corrisponde a Recuturuo, e così via di seguito. La tavoletta 644 contiene, come si vede nel piccolo rettangolino di color rosa, registrazioni di carattere fiscale, termine tecnico per imposta, o montante di imposta, in misceneva, scritto DOSOMO, si legge DOSMOS, un termine che non si conserva come tale nel greco alfabetico, ma indirettamente sì, nel senso che dosmos sì, è attestato. È un dosmos, questo di 144, che viene anche qualificato con un termine che si ripete in tutti i rinvii di questa registrazione, che è un composto che suona UESEI. È un composto dove il primo e il secondo membro sono identici e sono il dativo locativo singolare di uetos, che è l'antecedente vicenio di etos, anno. Uetei uetei è letteralmente anno per anno, cioè annualmente. Questo è un dosmos annuale che veniva richiesto ai proprietari e ai terreni registrati nella tavoletta 650. I quantitativi di grano che seguono in questa tavoletta, i vari nominativi che corrispondono alle singole poste contabili, sono più o meno proporzionali, secondo delle proporzionalità piuttosto complicate da ricostruire, di cui si è occupata sul tempo più decisivo, il dovuto, sempre in grano, rispetto alla superficie del terreno posseduta. Nella tavoletta 646, che è quella piccolina in basso a destra, come vedete c'è innanzitutto l'antroponimo Copereu.
che è il primo di quelli che avete visto nelle altre due tavolette. Ci sono altre 12 tavolette così, ciascuna di esse si riferisce a uno di questi individui e si ha a che fare in questo caso con dei dosmoi, con delle imposte di tipo un po' particolare, in ogni caso diverse da quelle che sono indicate come imposte annuali, qualunque cosa ciò voglia significare. Sulla questione da molto tempo, nella tavoletta 644. Allora, queste tavolette, che si ripetono tutte identiche, tra i loro tavoli per il fatto che si riferiscono a un contribuente o un altro, contengono dei dosmoi che sono dovuti a primo rigo di 646, come vedete, Ozedaone, la forma un po' arcaica, ma è stato il dativo singolare di Poseidon, dunque un dosmos, un dovuto al dio Poseidon al suo santuario. Ricordo per inciso che il dio Poseidon è sicuramente la divinità principale per quanto si vede da Pionere di del regno Miceneo di Pisa. Questo dosmos non è l'unico, perché ne seguono altri tre di seguenti che vanno a degli individui o gruppi di individui che evidentemente avevano qualche rapporto particolare di mediazione probabilmente al palazzo e la divinità in questione. Ci sarebbero anche dei discorsi da fare sui rapporti proporzionali, ma proprio questa la tesi, quindi era solo per dare l'idea di come funziona il rapporto tra terreni censiti e dosmoi o in posizioni fiscali quando questi sono assestati. L'altro caso, un altro unico caso in cui si ha una corrispondenza, è un po' più complicato rispetto al precedente, ma i riquadri colorati dovrebbero aiutare comunque a stabilire le relazioni. Si ha a che fare con dei testi un po' frammentari, quindi forse la relazione immediata non è esattamente visibile, ma nel primo caso questo Chera 2 della prima tavoletta in alto a sinistra è quanto resta di Chera 2 Uo e Chera Uo, è il nome di uno dei possessori dei terreni in questione e anche dei contribuenti, poi menzionati nella tavoletta fiscale del 718, quella destra. Questi dosmoi, che sono dovuti da quattro individui o gruppi di individui, quelli appunto inquadrati, rettangoli colorati, sono dovuti ancora una volta a Poseidon, come si vede proprio dall'impostazione della tavoletta. Il dosmos è al Poseidoni, quindi è una forma dativo diversa dalle precedenti. C'è anche un'indicazione supplementare, per cui il dosmos va ad un gruppo di individui che, forse come nel caso precedente, fungono da mediatori tra il palazzo e il santuario di Poseidon. Per cui attiro semplicemente la vostra attenzione sul fatto che non c'è una corrispondenza uno a uno esatta, come nel caso precedente, perché ad esempio i due riquadri in giallo da un lato fanno riferimento dei Tereta, diventi umorale Teretao, degli individui che prevalentemente possiedono un certo tipo di terreni, detti Pitimena, nel resto dell'archivio, e dall'altra parte invece trovate Damo, che è l'antecedente Miceneo di Demos. È sicuro, comunque quasi sicuro, diciamo, che la corrispondenza sia tra Teresa e Damo per quanto concerne il possesso fondiario da un lato e l'obbligazione fiscale dall'altro, e questo ha naturalmente innescato una serie di discussioni sul tema. Non è in evidenza perché servirà più avanti, per tenere presente questa relazione. L'altro elemento di differenza, forse più macroscopico, rispetto all'altro tipo di imposta dovuta, è che questa imposta non è calcolata in grano, come nell'altro caso, ma in una serie di derrate che sono sì il grano, ma anche il vino, e poi avete degli animali come dei bovini, avete dei formaggi, questo puro due sono forme di formaggi, delle pelli, dei velli. Questo covo probabilmente antecedente di Coas, avete poi delle quantità di miele, questo merito che vedete arrivo 5 della tavoletta 618 del genitivo di meli, eccetera, eccetera. Dunque un dosmos più articolato e complesso. E come potete facilmente immaginare, trovare le proporzioni è impresa ardua, anche se è stata pensata in passato. Io ho parlato prima degli obblighi di pagamento, che sono senza liste di terreni corrispondenti, vi mostro rapidamente un paio di esempi. Si ha a che fare prevalentemente con obblighi di pagamento in natura, è logico che non ci
società di tipo premonetario, sono in particolare in fibra di lino. L'ideogramma è quello cerchiato in verde ed è l'abbreviazione acrofonica di una parola che non conosciamo, che non si è conservata come tale, che non sta ancora individuata, diciamo così, ed è sa. Sappiamo che si tratta di lino grazie alla prima tavoletta che vedete sulla destra, la numero 228, perché l'intestazione dove si fa riferimento a dei riti pregressi c'è proprio la parola lino, che si legge linum, e che quindi permette di identificare appunto la gerrata in questione, che poi come vedete è indicata come già nell'altra tavoletta dall'ideogramma, diciamo che dalla sigla. Sono tavolette estremamente schematiche che per lo più contengono un toponimo, delle quantità di lino dovute e poi eventualmente delle formule di esenzione, perché non tutti i contribuenti sono sempre tenuti nello stesso anno a dare quanto previsto. Lo scopo di questa diapositiva però è un altro, è quello di mettere in evidenza che in alcuni documenti abbiamo anche dei riferimenti diretti o indiretti al possesso fondiario, per questo siamo sicuri che il lino è dovuto in ragione di possessi fondiari. Per esempio nella tavoletta 396, inquadrato in rosso, c'è ecosi, che è il verbo eco, terza persona naturale, l'indicativo pronominativo, ecosi o ecosi, e si possiedono, che avete già visto nei due precedenti esempi di agevolazioni fondiarie. Dunque qui in funzione del possesso dei terreni certi individui devono 30 unità fiscali di lino. Questo è che ritorna anche in altre tavolette come la 926, che contiene inquadrato in azzurro un termine invece più forse di tipo agricolo, tecnico agricolo. Questo attitito, che si legge attiton, è probabilmente un terreno tecnicamente non coltivato, letteralmente non coltivato, si discute sul significato concreto del termine, ed è un composto privativo dalla radice verbo. Quindi se volete, che conserva un significato diverso, ma anche di un aggettivo numerico come euctimenos, ad esempio. Lo stesso verbo lo trovate a terza persona plurale, clienti, è un presente radicale atematico, e si coltiva nella tavoletta 520. E poi inquadrati in giallo, in basso, vedete un esempio di un tipo particolare terreno, di quelli che avete visto prima, quindi passate da un attimo una storia checchemena, se avete, ci avete fatto caso, questo è un checchemeno, io un gentile singolare, che chiaramente fa riferimento a sostantivo non espresso, come tale che dovrebbe essere uno dei termini tecnici per terreno, che lo scrivano è ritenuto opportuno indicare. Insomma, l'insieme di questi elementi dimostra, al di là di ogni ragionevole dubbio, che l'imposta dovuta è dovuta in funzione di un possesso fondiario. Però non abbiamo le liste dei terreni dettagliate a cui si riferiscono queste imposte. E quindi questo costituisce un problema, come dicevo all'inizio. A questo punto ci si può chiedere se, per tornare ai documenti che contengono liste di terreni, se tutti questi documenti, sia quelli che hanno un potere fiscale, no? Che hanno un bandan fiscale, sia quelli che invece non ce l'hanno, avessero lo stesso scopo, cioè se tutti avessero effettivamente uno scopo di carattere fiscale. Personalmente ritengo che ci siano vari indizi che portano in questa direzione. Il primo, più banale se volete, è il fatto che si possono riscontrare delle somiglianze formulari piuttosto evidenti tra i documenti per i quali si possiedono dei testi fiscali e nei documenti che invece non presentano imposte. La prima tavoletta che vedete qui nella diapositiva in realtà non è una tavoletta, è soltanto un rigo della 650 che avete visto poco fa, che conteneva un elenco di terreni, e vedete che presenta una sequenza di antroponimo più appellativo, una fattispecie, un Artemis Doelos, un Artemis Zulos, un servo di Artemide. E poi una formula di possesso più ridotta al minimo è che, cioè, che il possiede tanto
grano la semina, punta di grano, dice la tavoletta, la registrazione nella tavoletta. Una delle tavolette che avete visto in precedenza, a cui non corrispondono documenti di carattere fiscale, la 268, quella relativa alle due storie, dove il professore è un po' imen, un pastore, come vedete, ha presente la stessa formula, quindi avete nuovo un antropomorfo seguito da un appellativo, con una forma di possesso un pochino più articolata e poi da una superficie. Questa struttura si ripete sistematicamente sia per i documenti che hanno un pendant fiscale che per quelli che non ce l'hanno. Questo è un primo indizio che fa pensare che anche quelli che non ce l'hanno non ce l'abbiamo per un caso, qualcuno per dire perché eventualmente. Un altro elemento che porta in questa direzione è il fatto che, se ricordate all'inizio dicevo che ci sono testi che sono di carattere preliminare, altri che invece contengono delle registrazioni definitive che riassumono il contenuto dei testi preliminari. Ebbene, se si confrontano alcuni dei testi preliminari con i testi finali, ci si rende conto che il funzionario responsabile di questi ultimi ha operato delle semplificazioni che per lo più consistono nel sommare le quantità di grano, dunque se volete le superfici dei terreni, in un'unica posta contabile. E questo fa pensare che si ha a che fare sì con parcelle di terreno, ma che queste fossero viste come unità di carattere fiscale. È una soluzione la più semplice, sicuramente forse anche la più ragionevole, altrimenti sarebbe difficile capire perché in alcuni casi avviene questo tipo di semplificazione per somma. Un terzo elemento che fa pensare che anche i documenti che non hanno un pendant fiscale in realtà possono essere redatti a questo scopo specifico è il fatto che contengono sovente, direi nella stragrande maggioranza dei casi, terreni che sono di possesso di questi creta, che abbiamo già nominato, o che sono assegnati dal demo, dal danos. Crete e Damo, in uno dei due casi in cui si ha una corrispondenza tra documento fiscale e lista dei terreni, sono sullo stesso piano, nel senso che il Damos sembra essere il responsabile dell'imposta fiscale dovuta, ma gravante sul terreno di Crete. La presenza di Crete e di Damo anche negli altri documenti che contengono elenchi di terreni, ma che poi non abbiamo corrispondenza di carattere fiscale, fa pensare che in realtà, data l'importanza di questi due attori sul piano appunto fiscale, avessero questo scopo specifico. E qualche altro indizio si potrebbe ancora aggiungere, ma ci possiamo fermare qui, insomma l'essenziale è questo. Se dunque si ammette che altri documenti senza corrispondenti in ambito fiscale avevano questo scopo, è naturale chiedersi per quale motivo questi documenti fiscali non sono stati trovati. Ora, una spiegazione possibile, a mio avviso, è che non fossero semplicemente ancora stati redatti. Il punto è che la distruzione del palazzo di Pilo è verosimilmente avvenuta o in primavera, o nella tarda primavera. Questa è un'ipotesi che si fa sulla base del tipo di registrazioni che sono contenute nell'archivio. Certi tipi di raccolti non sono ancora testimoniati, sono i tipici raccolti estivi. E una serie di altri autoscolazioni di questo tipo fa pensare che la distruzione sia avvenuta in questa fase, dunque non alla fine dell'anno amministrativo, probabilmente a un certo punto dell'anno amministrativo. C'è da poi da tenere conto il fatto che i dosmoi, cioè le imposte che si possiedono, gli unici due casi in cui le si possiedono, sono tavolette che sono state rinvenute in una stanza delle due stanze che compongono l'archivio centrale del palazzo, che vedete identificato in rosa con la planimetria generale del palazzo del Nestore, e cioè in particolare una stanza 7. Ora, dall'analisi del contenuto dei testi delle due stanze,
si è arrivati alla conclusione, questo è qualcosa che è generalmente ammesso, si è arrivati alla conclusione che la stanza 7 era quella in cui affluivano i testi dall'esterno, in cui eventualmente erano elaborati, ricopiati, riordinati, mentre la stanza 8 era la stanza in cui erano definitivamente archiviati e lasciati a disposizione per consultazione. Il principale argomento, ce ne sarebbero molti, ma il principale argomento che si utilizza per sostenere questo è che le pastiglie d'argilla che sigillavano i canestri dei vimini all'interno dei quali i documenti erano conservati e anche trasportati all'occorrenza sono state tutte trovate in un unico punto della stanza 7, là dove probabilmente i panieri venivano aperti per, quindi, diciamo, contenuto di sigillati per poi estrarre le tavolette ed elaborarle. Ad ogni modo, i testi che erano già stati preparati, che avevano contenuti di carattere fiscale, sono stati rinvenuti tutti all'interno di questa stanza. Nessuno di questi è stato rinvenuto nella stanza 8, quella dell'archivio stretto senso. E questo, diciamo che collima, questo scenario, collima abbastanza bene con l'ipotesi che si fosse appena cominciato a redigere questi testi di carattere fiscale. C'è da aggiungere che quelli che non hanno un pendant fiscale, per esempio l'ampia serie costituita da una serie preliminare e una serie di carattere definitivo, è così strutturata per il fatto che quella preliminare era ancora forse sottoposta a verifica. Il fatto che non sia stata eliminata si può pensare che sia dovuto al fatto che l'archiviazione della versione definitiva non era ancora così definitiva dal punto di vista dell'archivista, che aveva la responsabilità delle attività di carattere burocratico e che gestiva questa sala d'archivi. E d'altro canto si può aggiungere che anche un altro documento che non abbiamo mai citato finora, ma che assomiglia molto a questo a cui abbiamo fatto riferimento diverse volte, è un documento formato esclusivamente da testi di carattere preliminare. Non solo, ma sul retro di uno di questi c'è una somma che fa molto probabilmente riferimento a quello che il funzionario sapeva già essere la somma totale della superficie e dei terreni che stava censendo, ma che non corrisponde alla somma dei parziali che possiamo fare sulle tavolette che si sono conservate. C'è una amplissima differenza dell'ordine del 30% circa tra queste superfici, il totale atteso e il totale che effettivamente si può constatare. Questo anche fa pensare che anche in questo caso le operazioni di censimento fossero ancora in corso e quindi a maggior ragione un dosmostro di posta non fosse stata ancora presa in conto e compilata. Questa è un'ipotesi che si può fare dunque in generale sull'assenza dei documenti di carattere fiscale e quindi di conseguenza sullo scopo finale che i documenti di carattere dettagliato che contengono questi terreni avevano in generale nell'archivio, lo scopo era probabilmente di carattere fiscale. L'altro problema, il problema a rovescio, quello per cui abbiamo documenti fiscali senza le liste dei terreni, è più difficile da risolvere e si possono fare solo delle osservazioni di carattere generale che riguardano soprattutto le formule che vengono utilizzate, che sono molto schematiche. Nelle prime due tavolette che vedete qui avete inquadrato in rosso dei toponimi e poi di nuovo in verde le quantità di lino, probabilmente di fibra di lino dovute, e poi sulla destra delle formule di esenzione. In un caso si vede che il lino è Eleuteros, che è Eleuteros, in un altro caso si legge Ovidosi, cioè Ubidonsi, non daranno, non danno, nel senso che non daranno, questi. Questi individui che stanno capo al toponimo che è registrato all'inizio della tavoletta, una certa quantità di lino rispetto a quella dovuta. E sono tutte più o meno simili tra di loro. Queste tavolette fanno pensare che posso far sorgere, diciamo, l'ipotesi che il fatto non fosse necessariamente a conoscenza del dettaglio.
di tutte queste località, che non si aveva conoscenza cioè di quali terreni effettivamente venivano sottoposti in posizione fiscale, si limitasse a registrare il dovuto in una certa località. Questo è possibile, però c'è anche da tenere conto del fatto che esistono due o tre tavolette in cui c'è, come dire, lo spaccato di un villaggio, per cui si ha, come nella tavoletta 831, che vedete in basso a sinistra, nell'intestazione il nome della località per la quale si opera il prelievo fiscale, poi l'elenco di individui che evidentemente appartengono a questa località, ognuno con il suo carico fiscale specifico. E qui il livello di dettaglio è molto maggiore, qui il centro amministrativo dimostra di essere più a conoscenza dei dettagli che non negli altri casi, al punto che esiste anche l'altra tavoletta che vedete sulla destra, dove i vari contribuenti sono esentati uno per uno. Si vede questo eretora frammentare, ma può essere integrato con un certo margine, direi, di certezza. Si può immaginare quindi che in linea di massima il palazzo tutta conoscenza, eventualmente attraverso i suoi rappresentanti locali, della situazione fondiaria locale, quella che viene sottoposta a imposizione fiscale, ma che per qualche ragione, burocratico, inventariale, di altro tipo, si limitasse nella maggior parte dei casi ad annotare complessivamente il dovuto delle singole località. Dunque è difficile concludere sulla base della schematicità delle formule utilizzate in queste sedi fiscali che il palazzo non fosse a conoscenza del dettaglio dei processi fondiari, ma lo si può fare automaticamente. Per il resto è rimasta da un lato l'ultima categoria di testi, quella relativa agli obblighi non fiscali ma lavorativi. Faccio vedere rapidamente qual è la tipologia di testi in questione. E la prima cosa che si può osservare è che la relazione tra i censimenti terreni e gli obblighi lavorativi è in certi casi di tipo diretto, nella maggior parte dei casi di tipo indiretto. Questo significa che in alcuni casi gli obblighi lavorativi e le eventuali esenzioni sono registrate all'interno dei censimenti terreni, cioè si prende nota del terreno con l'indicazione del nome del possessore, del suo titolo, del suo mestiere eventualmente, si prende nota anche del tipo di terreno, del titolo giuridico di possesso e altro, eventualmente fino alla superficie, alla sua dimensione successiva, ma prima di arrivare a indicare la superficie si dà un'indicazione supplementare anche degli obblighi lavorativi legati a quel possesso. Questo capita in alcuni casi, farò un paio di esempi. Negli altri casi invece si ha a che fare con liste di coscrizione, si può dire, cioè semplicemente con elenchi di personale che è possibile per noi mettere in relazione con i documenti di carattere fiscale che a loro volta erano tali in ragione di un determinato possesso fondiario e che i documenti fiscali in questione sono quelli di prima, relativi al lino. Dunque indirettamente si arriva a stabilire una relazione tra il prelievo di manodopera e il possesso fondiario grazie a intermediare i documenti fiscali che sono effettivamente conservati. E il rapporto si può stabilire di carattere numerico, perché alle unità di carattere fiscale corrispondono agli individui. Su questo sarà più chiaro attraverso un paio di esempi. La prima tipologia, innanzitutto, gli obblighi lavorativi registrati nei censimenti di terreni. Qui avete un caso, cioè sia il testo preliminare che quello definitivo, relativo ad un terreno posseduto da una certa Carpatia, che è Clauiforos, questo è un appellativo che significa letteralmente portatrice della chiave, foros, non c'è questa spiegazione, clausa, semplicemente l'antecedente di scena di foros, ed è un interviente di santuario di alto livello, non so stato perché è una sacerdotessa, probabilmente, in ogni caso è un individuo di sesso femminile e sono pochissime le donne che accedono al possesso fondiario, hanno diritto di accedere al possesso fondiario. Dunque una Carpatia Clauiforos possiede, qui c'è un duale, due cetemenai, due terreni di questo tipo, e
e la registrazione aggiunge Othello tra Duolfi, Word e New Word, in un greco molto arcaico, che comunque è intelligibile, e la frase significa dovendo lavorare per due su due, non lavora, dunque c'è un obbligo, ma nel contempo c'è anche un'esenzione di carattere lavorativo. Le liste di coscrizione, quelle a cui faccio riferimento prima, sono di vario tipo e registrano per lo più attività che sono di carattere o militare, vedete un'altra detta tra parentesi dopo AM657, tavoletta OCA. Significa semplicemente che questa è una parte di una tavoletta, che è una parte di un famosissimo set, noto anche nella letteratura scientifica di tipo divulgativo, come il tavoletto della Guardia Costiera. Si tratta essenzialmente di registrazioni personali che vengono prelevate da certe località e dislocate in altre località, tutte di carattere costiero, probabilmente, se è corretta l'interpretazione che si dà dall'interpretazione generale del documento, per difendere, sorvegliare, proteggere le coste. Alcuni di questi individui, che vedete qui c'è scritto in rosso, dir 20, dir 10, cioè 20 uomini, 10 uomini, e che sono qualificati come cuparizio, cioè cuparizioi, uomini della località di Cuparissos, cipresso, letteralmente, corrispondono quanto la loro entità alle 30 unità fiscali, guardate sulla sinistra, registrate nella tavoletta 514 e dovute da uomini che possiedono dei terreni in località Pariso, da integrare come Pariso, che si tratta degli stessi uomini, è già di per sé ragionevole sulla base di questi dati, ma ogni dubbio viene fugato quando si osservi che questi individui sono anche definiti Chetide, che è il nativo piuttosto oscuro che in determinati tipi di individui, forse impiegati come diciamo abili nell'attività militare, diciamo così. Ci sono diversi aspetti di questo tipo che si ripetono nel tavolette OCA e anche nel tavolette fiscale della sede del Lino. Questo 20 più 10 della tavoletta 357 corrisponde al 30 che vedete a sinistra. Lo stesso tipo di relazione, attraverso altri testi, si vede sempre tra tavolette che registrano quantità di vino dovuto e la 610 che è una lista di costruzione di rematori. Lo si vede dalla parola che si è conservata nell'intestazione frammentaria, arrivo 1 alla 610, vedete infatti il reto, messo in evidenza. Questa è fortunatamente uno dei rari casi in cui non c'è da sottintendere quasi nulla nella sequenza sillabica, e reta con dati di rematori. Arrivo 14 di questa tavoletta, vedete che 20 individui sono messi in relazione con un personaggio che qui è registrato al genitivo, Guedamengo, personaggio di status piuttosto elevato, a giudicare dalle altre registrazioni dell'archivio del palazzo, e che ritorna anche in questi due testi fiscali che stanno subito a sinistra, in relazione a due possessi fondiari distinti, sono dovute 10 unità fiscali più 10 unità fiscali di vino da parte di questo personaggio, e a queste 20 unità fiscali corrispondono, come vedete, numericamente 20 individui che vengono prelevati, diciamo così, e che vengono poi più che altro registrati per eventualmente essere prelevati per lavorare come reta, si può immaginare, sulle navi di proprietà del palazzo. Il rapporto tra contadini e rematori viene ancora più in evidenza se si mettono in evidenza un paio di aspetti che non sono numerici, sono testuali. Qui avete due tavolette sempre relative a rematori, quella di prima, un'altra che ne registra di assenti, apeontes, sono dunque rematori assenti, e qui però vengono qualificati mediante degli appellativi che non lasciano spazio a dubbi gli individui che devono servire come rematori. E si tratta, come vedete a sinistra, di in due classi distinte, chitita e metachitita.
questo appellativo CITAS legge CITAS, CITAS è un termine che sopravvive nel greco alfabetico col significato di abitante. Nei contesti micenei è evidente che questo non è il significato primario è quello di contadino. Se vi ricordate prima abbiamo visto CNC, Attitit o Actiton, termini tecnici del vocabolario agricolo per dire terreno non coltivato, oppure essi coltivano un certo terreno, si chiama di coltivatori o contadini, quali che ne fossero stati, anche su questo c'è un discreto dibattito. Così come c'è sulla figura del metactitas, che dato che questi sono gli unici contesti a disposizione, è un po' difficile da mettere in relazione all'altro per capire quali potessero essere le differenze. Ma quello che preme qui mettere in evidenza è che il rapporto tra predatori e potenze fondiarie è evidente anche attraverso questi dati di carattere sessuale. E se qualcuno ancora non fosse convinto, potrei aggiungere lo scrive nella tavoletta 724 che si riferisce ai matori assenti, annota per esteso che un xita, qui all'accusativo, xitan, è ofellontan eren, cioè ofellontan eren deve, che deve remare. È un contadino che è obbligato a remare in relazione con l'animale al possesso fondiario del quale abbiamo parlato finora, ma un possesso fondiario che poi è riportato a modo inciso in una delle rubriche finali della tavoletta, dove si dice che in relazione a un personaggio che viene prelevato o che dovrebbe essere eventualmente diventato, se questo si può discutere, che è remare, che è dunque uno di questi titoli, il suo terreno è posseduto, temporaneamente possiamo immaginare, da altri individui che sono questi equeta, sono registrati al rito 11, sono dei individui di status sociale molto elevato nel palazzo. E per darvi l'idea di quanto importanti siano, sono tra i pochi di cui sistematicamente si indica il patronimico nei testi. Dunque si è potuto ragionevolmente ipotizzare che appartenesse ad una sorta di aristocrazia incipiente. Gli equetai, che peraltro sono presenti anche in altri testi di carattere fondiario, possiedono questo terreno che è qualificato come kama, uno dei tanti termini tecnici che sopravvive anch'esso fortunatamente nel lessico di Esicio in relazione a una fonte che non conosciamo, che è comunque indicata come di origine cretese. Si dice Esicio Kaman Crete Tonadron, quindi i cretesi tendono qua e là, evidentemente ancora a indicare come Kaman il campo, la campagna in generale. Ebbene, di questi possiedono questo kama, tra l'altro si aggiunge in Etonian, che è una forma particolare di privilegio fondiario. Dunque, nell'ambito di una lista di coscrizione c'è un'indicazione molto precisa di quale sarà la situazione del terreno, che evidentemente parte qua a cuore, in assenza dell'individuo che invece viene chiamato a svolgere la sua attività di remotura. Torno solo per un attimo alla natura degli obblighi lavorativi che sono registrati nei censimenti di terreno, dunque non nelle liste di coscrizione, per far notare che sono probabilmente attività di tipo diverso da quelle che abbiamo visto finora. Non sono gruppi di individui che vengono prelevati per remare o per svolgere un'attività di carattere militare, probabilmente come nel caso delle Teoca, ma si tratta di attività legate al processo fondiario in maniera diretta e per descriverle vengono utilizzati dei termini tecnici, anche in questo caso. Uno lo abbiamo già visto prima, quando c'era la clauiforos, la portatrice della chiave, che era obbligata a lavorare oppure non lavorare. In quel caso il termine utilizzato è il verbo worthy, da mettere in relazione con il greco erdo o reddo, letteralmente fare, agire, operare o semplicemente lavorare. La formazione è un po' diversa dal punto di vista fonetico e morfologico, ma ci sono anche altri termini tecnici. Il primo che vedete nella lista è scritto Ferevia, il terzo è la lista Terapiche, il quarto Coneto. Si possono interpretare tutti
in maniera relativamente soddisfacente, specialmente il primo, il secondo e il quarto, il terzo un pochino più problematico dal punto di vista della morfologica, comunque come verbi riconducibili alle radici dei nomi che vedete sulla sinistra della diapositiva, vale a dire Teoria con Telos, Worsley con Ergon, Terapisce con Teras, Poneto con Ponos. Ho avuto da molto tempo di quale sia il significato concreto di ciascuno di questi termini, ci sono molte ipotesi diverse, essenzialmente, prevalentemente, si oscilla tra compiere un servizio, termini generici, oppure coltivare concretamente. Personalmente penso che sia più l'indizio a favore di questa seconda possibilità che non della prima. Certo, Telos ha una tale gamma di significati che tutto è stato proposto, si è pensato a Telos nel significato di carica o incarico, ma anche Telos nel senso fiscale di imposta e tassa, e altro si potrebbe aggiungere. In senso agricolo, forse questo è il più problematico, posso dire questo, che la forma telegia, che è un presente atematico, può essere messa in relazione con telegioro, che invece è tematico, dei testi classici, e che è utilizzato in ambito agricolo per indicare l'attività di ricintura dei campi, quando questi sono soggetti soprattutto a contratti di carattere enfiteutico, dove c'è un ammendamento del terreno, un miglioramento, cioè no, aggiunta di piantagioni, eccetera, eccetera, nei contratti alle volte si indica. Indicano obbligazioni molto simili a quelle che si possono esprimere attraverso un concetto come quello di perfezionamento di un lavoro che può cominciare con il disfudamento del terreno fino appunto alla messa a dimora delle piante. Dunque c'è la possibilità di ricondurre anche questo termine a un significato di carattere piccolo. Per riassumere molto, in ogni caso sono state obbligazioni diverse dalle forme di tipo militare che sono registrate nelle liste di costruzione. Questo, al di là di ogni discussione sul significato concreto di questi verbi, è piuttosto palese. E quello che si può mettere in evidenza sono questi tre punti, cioè che non sono espresse in unità di personale, che non sono fondate su un calcolo tipo proporzionale, che possono gravare anche su individui di sesso femminile, che sono anche un elemento di un certo rilievo. Vengo così a concludere che uno, tirando le fila, cerca di prendere i vari elementi essenziali che sono visti finora, difficilmente non arriva a questa impressione finale, cioè che ci si trova di fronte ad una sorta di dicotomia amministrativa, perché per certi tipi di terreni si possiedono indicazioni molto dettagliate e quindi non soltanto si conosce la loro ubicazione perché nei testi di carattere ricapitolativo questa è indicata, ma si possiedono i nomi, i titoli, i mestieri dei costruttori, si sa quali sono i titoli di possesso, anche se le questioni giuridiche di dettaglio ci sono inevitabilmente in molti casi, si sa qual è la tipologia dei terreni, si conoscono le loro superfici che sono espresse molto spesso anche tenendo conto della parte frazionale, quindi veramente anche delle piccole dimensioni. E si conoscono in alcuni casi gli obblighi fiscali, ma si può ipotizzare che là dove questi non sono accettati, semplicemente a causa di un'improvvisa distruzione del palazzo non si fece in tempo a redigerli, ipotesi che abbiamo fatto prima, e poi si hanno anche degli obblighi di tipo lavorativo, che però non sono dei semplici servizi, forse, dal mio punto di vista, di tipo agricolo. Altri tipi di terreni invece sono molto più schematici, si possiedono registrazioni di tipo non dettagliato assolutamente, si sa quasi sempre dove sono ubicati, perché il toponimo non manca mai, si sa più o meno qual è la loro superficie, dico più o meno perché si danno le superfici di massima, sono solo i numeri interi, non si sa guardare il dettaglio, si ne conoscono soprattutto gli obblighi fiscali, nel caso delle obbligazioni in fibra di vino, si conosce il dettaglio dei vari, non si conosce il dettaglio, scusate, dei vari toponimi, si conosce l'entità complessiva del dovuto, in qualche caso si ha anche invece il dettaglio, come avete visto, e infine gli obblighi lavorativi che sono legati a questi tipi di testi, direttamente o indirettamente, sono di tipo, tra virgolette, militare, no? Se volete oca e se volete dei rematori sono lì a dimostrarlo. Ora,
Questa è una prima suddivisione che si può fare, ci si può chiedere perché il palazzo si comporta in questa maniera, perché di certi documenti, perché certi documenti sono molto dettagliati e altri invece molto meno. Un primo passo utile secondo me per dare una spiegazione a questo problema è, laddove possibile, mappare sulla cartina della Messenia questi dati. C'è presente che la geografia amministrativa della Messenia la si ricostruisce in maniera relativamente attendibile, esistono molti margini di incertezza naturalmente, però si ha un'idea abbastanza chiara di come fosse strutturato il regno misceneo di Pilo, forse si può discutere sui confini, ma che esistessero due province, questo è abbastanza chiaro, che esistessero 9 distretti da un lato e circa 7 dall'altro è abbastanza chiaro. La loro posizione relativa anche può, soprattutto per i distretti che stanno da questa parte rispetto alla catena montuosa del Galeon che avete visto all'inizio, sono abbastanza chiare. La posizione è abbastanza chiara. È più difficile stabilire la posizione relativa dei distretti che dovevano trovarsi nella valle del Panzo. Insomma, ci si può chiedere se a questa dicotomia di carattere amministrativo facesse da pandava la dicotomia di carattere geografico. Qui sulla sinistra avete una mappa molto schematica che è tratta da un volume dedicato alla geografia micenea e in particolare tratta dal contributo di John Chadwick a Maestinian Geography e risale alla fine degli anni 70 e riassume essenzialmente il risultato di uno studio durato quasi 20 anni che Chadwick ha dedicato alla ricostruzione della geografia amministrativa del regno misceneo di Pilo. Avete anche la posizione relativa dei distretti come lui immagina se potessero essere dislocati gli uni rispetto agli altri e soprattutto rispetto al centro amministrativo che è il palazzo Finestre, qui indicato in grande con la città, un carattere maggiore Pilo. Diciamo che se prendiamo i dati di carattere topografico contenuti nelle liste dei terreni e ovviamente nelle liste di costruzione e nei documenti di carattere fiscale e ci limitiamo esclusivamente a stabilire una relazione con i nomi dei distretti, potete immaginare che nel caso delle liste di carattere fiscale avete a che fare con centinaia di località minori, che è difficilissimo sistemare sulla carta, al massimo si può stabilire incrociando i dati una relazione massima con centro locale più importante, cioè con un capoluogo distretto piuttosto che con un altro, ma il discorso si farebbe troppo aleatorio. Prendendo soltanto i dati che si riferiscono ai dati che si riferiscono ai capoluoghi di distretto, l'immagine che emerge è grosso modo questa. Se si parte dalle registrazioni di tipo dettagliato, si ha a che fare con località che tendono a gravitare intorno al centro amministrativo. Qui per esempio vedete in maniera molto schematica le serie ED, ED, EP e ON che poi sono il catasto, tra virgolette, più noto, che è il cosiddetto catasto di Partiano, il nome di questo centro importante sia dal punto di vista amministrativo sia dal punto di vista produttivo che soprattutto religioso del regno, che si ritiene per vari motivi fosse situato a non grande distanza dal palazzo stesso. L'indicazione, ovviamente l'indicazione massima, se linea rossa potrebbe essere messa in qualunque altra posizione, ma insomma è soltanto per dire che era verosimilmente situato in una località non distante dal centro amministrativo. Qui si prendono i due catasti per i quali si possiede anche il pandan fiscale, se volete R ed S, si ha a che fare con località minori, che proprio il fatto di essere così minori, tanto da non essere menzionati altrove nel resto degli archivi, ci sarebbero anche altri elementi su cui non posso intrattenere in questa sede, si ritiene che debbano essere fatte anch'esse gravitare intorno al centro amministrativo. Do solo un elemento di tipo testuale, una di queste, una delle due tavolette R, contiene il famoso Temenos dell'UANAX, sul quale abbiamo sorvolato allegramente perché non era
un contribuente, non era un soggetto fiscale passivo, che ci mancherebbe, possono aggiungere, visto che era il WANEX di Filo, ma il suo terminus è per l'appunto situato in una di queste località, ed è difficile pensare che non fosse primo in associazione con il santuario di Poseidon, a cui va il Dosmos, cioè l'imposta dovuta, e secondo, lontano dal palazzo, è difficile immaginarlo. Ci sono altri elementi su cui questo non posso interagire, è più lungo, ma insomma tutto converge a far gravitare anche questi due centri nell'area circostante il centro amministrativo. Un altro documento su cui non ci siamo potuti intrattenere, che è situato in una località minore del regno, può anch'esso essere posto nelle vicinanze più che del centro amministrativo di Patiane, per il fatto che questa località minore, che si chiama Tino, comunque la si voglia interpretare, è in vari casi associata nei testi, cioè proprio una adiacenza di carattere testuale, voglio dire, al centro di Patiane. Quindi le registrazioni di carattere più dettagliato sembrano essere relative a località che sono io formato grazie intorno al centro. Ora, in rapida discussione, che vado così a concludere, vi faccio vedere invece dove si sono attestate le località che si riferiscono a quei tipi di censimenti di terreni generici, fatti solo in questa maniera, toponimo e superficie, che avete visto subito all'inizio, oppure dove si trovano i terreni su cui gravavano le imposizioni di carattere fiscale su cui si operavano, gli prelevivano l'opera che abbiamo visto nelle diapositive successive. E così, per esempio, una località sicuramente situata su di Pilo è a Cereva, e una registrazione dunque di tipo non dettagliato si pone già ad una certa distanza dal centro amministrativo rispetto alle altre. Ma un altro testo importante, su cui non ci siamo proprio per nulla soffermati, porta addirittura nella provincia al di là del Monte Galeon, una questa provincia ulteriore del Regno. Altre registrazioni, quelle della serie fiscale, vedete, cominciano a riempire la mappa e si trovano sia nell'estremo sud sia nell'estremo nord del Regno, sempre secondo la costruzione, la geografia amministrativa operata da centro, più o meno come si tende a concordare, e altre tavolette non permettono di fare riferimento anche a un altro sito, il testo di Meta, a cui rimandano le tavolette Oscar. Insomma, complessivamente questo è il quadro che emerge. È abbastanza probabile che la distinzione, no, formale dei documenti e anche gli obiettivi stessi, i documenti, corrisponda a una differenziazione di carattere geografico. Si potrebbe anche andare oltre e chiedersi perché questa differenziazione di carattere geografico, ed è una cosa su cui ho cercato di soffermarmi in un articolo recente, e diciamo che, per dire in due parole, se si prendono altri dati che qui non si sono visti, cioè quelli relativi alle offerte religiose, e si incrociano con questi dati geografici, si vede che c'è una tendenza alla sovrapposizione fra le stelline rosse che vedete qui e questi altri dati. Vale a dire che le offerte che vanno alle divinità o ai santuari tendono a essere racchiuse dentro la stessa area geografica entro la quale sono racchiuse apparentemente le registrazioni dettagliate di questi terreni. Questo altro è probabilmente un'altra serie di considerazioni che si possono fare sulla natura di questi terreni e sulla relazione che questi terreni hanno con i santuari, uno fra tutti quello di Catiani, ma questo veramente sarebbe troppo, quindi io mi fermo qui in questo tentativo di ricostruzione, non vado oltre, e vi ringrazio per l'attenzione.